Voglio incoraggiarvi a camminare in cordata, conclusa con la Santa Messa al Bocciodromo, la visita pastorale del Vescovo Armando nella Vicaria di Fossombrone. Don Eugenio Giorgini e Don Francesco Londei, parroco e coparroco di Montefelcino, l'ingresso sabato 26 ottobre. Nuova commissione per la pastorale sociale e del lavoro, lunedì 28 ottobre si è tenuta la prima riunione. A Fano una mostra per ricordare i personaggi fanesi del secolo scorso. Bentrovati a questa edizione del TG Web. Domenica 27 ottobre, con la Santa Messa al Bocciodromo, si è conclusa la visita pastorale nella Vicaria di Fossombrone. Il Vescovo Armando ha invitato i fedeli a camminare in cordata stringendosi a Cristo. Ce ne parla nel prossimo servizio Enrica Papetti. Il fatto stesso che facciamo questa assemblea in un luogo laico e pubblico dice con chiarezza che la Chiesa vuole includere e non distinguere il nostro popolo, pur con compiti e carismi distinti ma non distanti. Così ha esordito il Vescovo nell'omelia della Santa Messa al Bocciodromo che ha concluso la visita pastorale nella Vicaria di Fossombrone. Il Vescovo Armando ha ringraziato per l'accoglienza fatta di ospitalità, di familiarità, di freschezza umana, di voglia di esserci nel territorio, di tutela delle tradizioni, di animazione civile e sportiva. In attesa di mettere per iscritto alcune indicazioni e orientamenti, si è poi soffermato sulla bellezza e sulle rughe della Chiesa, che non ne diminuiscono la bellezza stessa, ma talora ne velano lo splendore. Il Vescovo, in conclusione, ha sottolineato la necessità di una Chiesa in ascolto della parola di Dio e in ascolto attento delle esigenze del popolo e ha incoraggiato tutti a camminare in cordata, stringendoci a Cristo. Sabato 26 ottobre, Don Eugenio Giorgini e Don Francesco Londei hanno fatto il loro ingresso quali parroco e coparroco della comunità di Montefelcino. Vediamo il servizio che ha realizzato per noi Matteo Itri. Durante la messa prefestiva, sabato 26 ottobre, le comunità di Montefelcino e Sterpeti hanno accolto il nuovo parroco Don Eugenio Giorgini ed il coparroco Don Francesco Londei presso la chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, Marco e Severo. A presiedere la cerimonia è stato il vescovo diocesano, Monsignor Armando Trasarti, che proprio in questi giorni conclude la parte della visita pastorale nella vicaria di Fossombrone. Commentando le letture, il vescovo si è interrogato assieme ai presenti su quale sia la loro idea di Dio e dei fratelli, invitando a riconoscere che nella vita non ci realizziamo da soli, ma abbiamo bisogno del sostegno del Signore. L'autorevolezza, ha proseguito il vescovo nell'omelia, suggerendo un vero e proprio modus operandi per se stesso e per i suoi confratelli sacerdoti, nasce dalla capacità di pagare di persona per la verità, senza populismi. Tra gli impegni affidati ai due sacerdoti alla guida delle due parrocchie di Montefelcino e Sterpeti, Monsignor Trasarti ha dato importanza all'attenzione per le persone, avendo cura di far crescere i laici come soggetto pastorale e cercando di essere meno dirigenti, ma sempre più competenti. L'invito è stato subito raccolto da Don Eugenio e Don Francesco, i quali hanno ammesso di essere fortemente emozionati per questa nuova avventura che si trovano a vivere, ma che sanno di essere supportati dal popolo di Dio e dal Signore, verso il quale cercheranno di camminare assieme al popolo che gli è stato affidato. E cambiamo argomento, ci spostiamo al centro pastorale perché lunedì 28 ottobre si è tenuta la prima riunione della Neocommissione per la Pastorale Sociale e del Lavoro. I particolari nel prossimo servizio. Lunedì 28 ottobre si è tenuta la prima riunione della nuova Commissione diocesana per la Pastorale Sociale e del Lavoro, a seguito della recente nomina di Gabriele D'Arpetti quale direttore dell'ufficio. In questa prima riunione, a cui ha preso parte il vicario per la pastorale Don Marco Presciutti, il direttore, ha sottolineato la volontà di coinvolgere nei 30 scelti tutte le professioni, le competenze, le istanze e sensibilità culturali presenti all'interno della comunità cristiana. Nonostante ciò, la commissione rimane comunque aperta alla partecipazione e al contributo di chiunque sia interessato a promuovere e far conoscere la dottrina sociale della Chiesa. I lavori della commissione si sono poi concentrati sul tema del primo laboratorio del quarto anno ambito del prossimo convegno ecclesiale marchigiano denominato Lavorare in un tempo di crisi. Fanesi in mostra dagli anni 20 a fine Novecento è il titolo della mostra di fotografie storiche sui personaggi fanesi del secolo scorso organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano all'ex chiesa di San Michele. I dettagli nel prossimo servizio.
Dal 31 ottobre al 20 novembre, presso la Sala Esposizioni San Michele a Fano, in via Arco d'Augusto, sarà aperto al pubblico l'allestimento dal titolo Fanesi in Mostra, curato dal professore Dante Piermattei. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, che di recente ha acquistato oltre 4.000 scatti fotografici e che ora pensa di utilizzare per organizzare diverse mostre tematiche come questa, che per l'occasione vedrà esposte 47 tavole in grande formato. Sono immagini di personaggi, militari, paesaggi, funzioni religiose, tutte scattate nel contesto fanese a partire dagli anni 20 fino ai giorni nostri, in cui ora troviamo racchiuso il tesoro di un secolo di storia. Per oggi è tutto, l'appuntamento con l'informazione torna venerdì 8 novembre. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.